Ai microfoni di Cane Caccia, il coach di Asola, Marco Bonetti, uscito vincitore questa sera dal confronto qui a Soresina contro Pizzighettone per 6-9-7-7. È stata dura sugli spalti, mi immagino qua. Sono senza voce, per cui senz'altro questo è già un segno di come è stata dura, sì. Sapevamo che comunque Pizzighettone è una squadra che ha cambiato completamente la sua faccia a causa purtroppo dei due brutti infortuni, però qua non è mai facile giocare, non è mai facile venire a vincere. Quindi è stata una battaglia fino alla fine dove siamo veramente stati tante volte in difficoltà e tante volte abbiamo fatto veramente molta fatica. Per cui al di là della sconfitta di Pizzighettone faccio i complimenti perché senz'altro sono sulla buona strada per recuperare e cominciare a vincere qualche partita. Per fortuna non hanno vinto contro di noi, ecco, questo è importante, abbiamo portato a casa 2 punti che sappiamo che peseranno tanto. E soprattutto sono felice perché è la prima volta che da quando alleno l'Asola che vinco Pizzighettone, quindi è fatto un mito. Non dovevi vincere con gli infortuni, dovevi vincere in un'altra maniera. No, comunque una vittoria, poi alla fine rimangono i 2 punti e quella è. Sì, il discorso, come hai detto tu, Pizzighettone ha completamente cambiato quello che è il suo equilibrio, i suoi giochi, soprattutto negli ultimi secondi, quando prima c'erano sia Pablo che Nico che erano una sicurezza nella gestione della palla. Adesso la cosa diventa più complicata. Poi ragazzini sono giovani e un po' di inesperienza e anche palla che scotta un po' la pagano. Chiaro che dall'altra parte, se hai giocatori come Raskovic, come Cristian Corona, Lanfredi, che stasera ha fatto dei disastri, nel senso a Pizzighettone perché le ha messe proprio tutte, diventa di, pur mettendoci tutta la buona volontà, perché ho visto che veramente hanno lottato come leone anche tutti i ragazzi del Pizzighettone. Però è chiaro che diventa dura. Ma noi sapevamo che il fatto di avere 2 giocatori come Pablo e come Pairone fuori significava tanto dal punto di vista tecnico, ma senz'altro dal punto di vista motivazionale poteva anche dare una carica che a volte le squadre riescono proprio ad avere nei momenti di grande difficoltà e le squadre di Farina sono brave da questo punto di vista a trovare queste risorse mentali e anche tecniche per far fronte a queste problematiche. Ci hanno veramente messo in difficoltà, sì, effettivamente come dicevi tu, il fatto di aver gestito con un po' di inesperienza alcuni palloni fondamentali ed aver avuto qualche difficoltà ad attaccare la nostra zona, che avevamo pensato proprio di giocare con alcuni quintetti che avremmo fatto fatica noi a marcare a uomo, perché giocando più alti, ad esempio, potevamo avere vantaggi in attacco, ma senz'altro avremmo avuto difficoltà in difesa. Effettivamente questi palloni giocati un pochettino con inesperienza ci hanno favorito e alla fine ci hanno permesso di vincere la partita. Bene, prossima partita. Romano di Lombardia in casa e sarà un'altra battaglia senz'altro. Altra battaglia. Ti faccio i complimenti, ti faccio gli auguri, ci vediamo alla Grazie prossima. a voi, Ciao. grazie Carlo. Con Erminio Mola, presidente del Basket Team Pizzighettone. So che parole ce ne sono poche a questo punto, però so, trova 2 parole da dire per la partita di questa sera. Ah, diciamo che in settimana ci eravamo trovati con i ragazzi e con lo staff tecnico tutti insieme e avevamo concordato un turnover tra i giocatori che proprio per far fronte alla mancanza di 2 titolari così importanti come Pablo e come Pairone avrebbero dovuto un po' ruotare tutti per non far tirare il collo ai senatori che dopo alla fine arrivano un po' stanchi alla fase finale. Questa volta Coach ha ben operato perché è riuscito appunto a girarli come si doveva, magari qualche piccolo c'è stato, ma quello ci sta nel gioco. L'unico problema è che i giovani purtroppo pagano lo scotto un po' del noviziato, anche se devo dire che il loro dovere l'hanno fatto, e ancora una volta dobbiamo rammaricarci per i tiri liberi perché con il 50% di percentuale dei tiri liberi, i conti sono fatti, sono quegli 8 punti appunto che mancano per poter essere alla pari dell'Asola, che comunque è una buonissima squadra e ha meritato di vincere.
Sì, infatti, come dicevi, non so, 12 o 13 su 23 o 24 sono la percentuale dei tiri liberi, e se posso dire la mia, tutte le partite forse fino ad oggi quasi sono state perse per la percentuale dei tiri liberi. Adesso, non solo per quello, però diciamo che è una grossa percentuale avere una bassa percentuale, scusate il gioco di parole, ma questo è il senso, perché perdi di 8 punti e sbagli 14 tiri liberi, diventa sicuramente complicata la cosa. Come hai detto tu, i giovani hanno fatto tanto, hanno pagato lo scotto dell'inesperienza e hanno forse pagato anche un po' di sudditanza da parte dei senatori dell'ASVA, perché avere Raskovic e Corona dall'altra parte, anche i fischi sono stati un po' mirati, diciamo, per tutelare questi, nonostante Corona sia uscito con 5 falli, ma diciamo quella è stata l'impressione dalla tribuna. C'è qualche novità, c'è qualche scoop che poi vogliamo dare per il discorso di un qualche possibile eventuale arrivo? Ma per il momento noi abbiamo confermato la fiducia sia all'allenatore in settimana che a tutto il gruppo. Mi rendo conto che è difficile, è un momento difficile, è un momento che con la stessa squadra dell'anno scorso, tolto appunto Casali e Pedrini e qualche giovane in più, non riusciamo ad essere perlomeno in una posizione di classifica tranquilla. E la sfortuna ci ha messo del suo, l'inesperienza anche quella, i tiri liberi come hai detto tu. Per ora sul mercato non ci torniamo, vediamo alla fine del mese di novembre, vediamo quando si riaprono un po' i giochi e lì si potrà vedere se c'è qualche opportunità. Molti giocatori si sono comunque fatti avanti, si sono proposti, però è chiaro che la società crede in questo gruppo e continuerà sperando che alla svelta rientri Pairone e alla svelta rientri anche Pablo. È chiaro, queste scelte della società saranno eventualmente anche dovute ai tempi di rientro, dei due giocatori. La Fortunato. settimana prossima NBB, un'altra battaglia. Sarà un'altra battaglia, però è una battaglia che dobbiamo per forza portare a casa, ecco, indipendentemente da tutto, è una squadra alla nostra portata, anche se andiamo a giocare in casa loro, mi pare che abbiano 4 punti, no, 2, hanno vinto anche ieri, mi pare, quindi sono 4 e noi dobbiamo per forza fare di necessità virtù. Qualche punto bisognerà granellarlo da qualche Certo, da qualche parte. parte. Grazie e auguri, ci vediamo alla Grazie a voi. prossima.